Benvenuto a Danilo Caputo, regista di Semina il Vento, che abbiamo fortunatamente in concorso quest'anno, in questa edizione un po' particolare di Castellinaria. Grazie. Cominciamo dal titolo. Perché Semina il Vento? Beh, semina il vento perché chi semina il vento raccoglie tempesta. In qualche modo il personaggio di Nika è per me è un personaggio che in un mondo di rassegnazione, quindi in un mondo di venti fiacchi, porta alla tempesta. Lei è quella che in qualche modo rompe questo muro di rassegnazione e decide di lottare. E quindi è colei che fa venire i nodi al pettine in qualche modo, per cui questo titolo mi sembrava bello per quello, ma anche perché ci porta immediatamente un po' nel suo mondo, un mondo in cui si ascoltano i suoni della natura e quindi anche i suoni del vento. E i suoni del vento e della natura in Puglia, Esatto. luogo che conosci bene. Sì, Puglia e poi in particolare tutta la zona in cui abbiamo girato il film praticamente è in un diametro di 10 km da casa mia. Quindi è un film che mi è molto vicino geograficamente, ma anche che mi è vicino soprattutto nel senso che tutti i temi che tocco nel film sono cose che un po' mi ossessionano da anni e che poi sono confluiti nella storia di Nika e del rapporto con suo padre e con la sua terra. Però l'impressione che ho avuto io quando l'ho visto a Berlino, che era in prima mondiale, ma adesso tu mi dicevi l'altro giorno che ce l'hai a Salonicco in festival, Sì. cioè è Puglia, ma è anche universale il discorso che fai. Sì, perché era un po' era esattamente quello che volevo, nel senso che non avevo voglia di fare un film di denuncia oppure un film che puntasse il dito su un fenomeno particolare. Quello avevo voglia di provare a comprendere quale mentalità ci porta nella situazione in cui ci troviamo adesso. E quindi credo che poi quella mentalità sia un po' universale, nel senso che quando abbiamo presentato il film a Berlino ci sono state delle persone che hanno parlato, che in qualche modo si sono appropriate del film e che hanno parlato di situazioni analoghe a quelle che viviamo qui. E lo stesso è un po' ovunque, quindi quello che mi interessava era la mentalità di persone che sono disposte ad accettare qualsiasi cosa pur di guadagnarsi la pagnotta, no? È questo tipo di mentalità contro la quale Nika lotta e credo che sia qualcosa che non c'è soltanto qui in Puglia, che non c'è soltanto in Italia, ma che è un po' vero ovunque. Ecco, tu parli di, hai parlato in un'intervista di natura assediata. Ecco, Sì. in che senso? E da chi soprattutto? Qualcuno l'hai già nominato? Beh, nel caso del film, nel caso specifico di questa parte della Puglia, quindi della provincia di Taranto in cui è ambientato il film, la natura sembra sotto assedio chiaramente perché c'è l'ex Ilva, quindi questa enorme fabbrica che dal 1960 continua ad accumulare problemi e della quale però non riusciamo a fare a meno, no? Mi viene sempre in mente l'esempio di una relazione un po' tossica in cui si sta con qualcuno che ci fa male e del quale però non riusciamo a fare a meno perché ormai è parte integrante del nostro modo di vivere. Il rapporto di Taranto con questa fabbrica è un po' così, ma c'è anche quello che noi cittadini comuni facciamo a questa natura. Quindi nel film vediamo qualcuno, per esempio, che butta la spazzatura in campagna, ed è un fenomeno dilagante. È un fenomeno che abbiamo conosciuto prima con la Campania, con la Terra dei Fuochi, ma che adesso è diventato quasi esteso a tutta la Puglia. Ci sono immagini di queste campagne piene di spazzatura. E ogni volta che sono fuori in macchina mi fanno salire questa rabbia che poi è diventata la rabbia di Nika e che soprattutto mi ha fatto porre questa domanda. Eravamo abituati a dare la colpa dell'inquinamento ai poteri, no? In qualche modo. Quindi l'Ilva ce l'hanno messo qui dall'alto ed inquina, ma queste persone che buttano la spazzatura in campagna siamo noi, quindi non basta attaccare l'istituzione che inquina, dobbiamo anche chiederci qual è la mentalità, qual è la nostra mentalità, come ragioniamo, cosa ci porta a trattare così la natura.
Quando parli di Nika, proprio ne parli non come di un personaggio, ma di una persona, e questo è bellissimo. Ecco, qua, mentre scrivevi, comunque cominciavi a stendere soggetto, sceneggiatura e trattamento e sceneggiatura, avevi già in mente l'attrice a cui affidarlo o è un percorso che è avvenuto dopo? No, per niente, non avevo in mente l'attrice, anzi, il personaggio che avevo in mente era diverso ed è cambiato proprio attraverso la fase dei casting e poi con questa attrice, Ile Iaravianello, che ha portato molto di sé. Quindi prima sulla carta Nika era un personaggio un po' più severo, molto concentrata nella sua lotta, era un guerriero già da subito. Quindi quando ho incontrato Ile verso la fine di un lungo processo di casting, è durato 2 anni e mezzo, quando ho incontrato Ile mi ha subito sedotto con la sua personalità, aveva qualcosa di unico, qualcosa di molto diverso. Però non ho visto immediatamente lei Nika, perché al contrario della Nika guerriera che avevo immaginato, Ile col corpo racconta qualcosa di diverso, è una persona lei che sembra quasi scusarsi col corpo, no? Si ritrae in se stessa, è molto esitante, lontano dal personaggio della guerriera. Quindi ci ho messo un po'. Ho dovuto in qualche modo reimmaginare il personaggio, provare ad immaginarlo interpretato da lei, e mi ci è voluto un po', ma poi ho capito che poteva essere anche più interessante, perché in qualche modo lei portava tutta un'umanità ad un personaggio che sulla carta in realtà era ancora un po' monolitico, era poco sfaccettato. Sembra quasi girato in continuità il film, non so se è andata così oppure no. No, non siamo riusciti a girarlo diciamo, in ordine cronologico, l'abbiamo girato per scene, come si fa solitamente. Credo che la prossima volta insisterò per girare in ordine cronologico perché mi piace lavorare con gli attori dando loro molta libertà e l'ordine cronologico li aiuta ad essere veri, ad essere spontanei senza dover razionalizzare, intellettualizzare troppo la scena. Quindi questa cosa mi è mancata. Sì. Però ci sei riuscito comunque a dare l'impressione. Grazie, mi fa piacere. Sì. Un'ultima domanda: c'è un rapporto forte tra la scienza e la magia in questo film? Perché lei arriva come esperta di quanto va a proporre, e Sì. dall'altro versante, però, c'è un lato magico. Ecco, come hai messo insieme queste due cose? Il tutto è nato da una riflessione, cioè quella che c'era tutta una cultura che apparteneva al mondo rurale, pugliese, ma tutta l'Italia era rurale, no? È stata rurale. E poi nel 1960, dico qui a Taranto nel 1960, con l'arrivo della fabbrica, con l'arrivo quindi di un nuovo benessere, tutto quel mondo lì è scomparso, ne è scomparsa anche la cultura che è stata poi sostituita dalla cultura della TV, da questi nuovi ideali dell'Italia bianco e nero, io la immagino così. E quindi anche tutto il mondo della magia, della magia rituale, di cui magari parla De Martino nei suoi testi, è scomparso. E io per primo sono cresciuto in una famiglia in cui di queste cose non si parlava mai. E quindi poi, proprio per quello, forse mi è venuta un po' alla volta la curiosità di riscoprire quel mondo. Ed è curioso perché quel mondo che è stato vissuto come superstizione, di cui la gente si è vergognata, di cui la gente ha voltato le spalle, in realtà oggi ha molto da insegnarci, perché la scienza oggi ci dice delle cose che sono molto vicine a quel mondo lì. Quindi la scienza oggi ci dice che gli alberi hanno dei modi di comunicazione, oppure che hanno delle sensazioni, che hanno un'interiorità, per esempio, no? Oppure la scienza oggi ci dice che anche dei riti, delle cose non, dal valore non magari ancorato nel mondo fisico, ma anche delle cose invisibili possono avere un impatto sul nostro mondo. In qualche modo c'è stata una sottovalutazione di tutto quel mondo lì, adesso c'è una rivalutazione ed è un po' quello che porta il personaggio di Nika, che è una scienziata, ma che è una scienziata che prova a fare tesoro degli insegnamenti della nonna.
Ultimissima domanda, questo è un film recentissimo di quest'anno, c'è qualcosa già che si sta preparando e che magari potremo avere al nostro festival nel futuro? C'è un progetto? C'è un progetto, però sono ancora agli inizi, perché per me il film l'abbiamo presentato a febbraio, dopodiché tutto è stato sospeso e quindi sono rimasto un po' legato, come se non avessi avuto ancora, come se non mi fossi liberato del tutto ancora da Semi nel Vento. Invece adesso, con l'uscita del film nelle sale, con la sua circuitazione nei festival, sento che adesso è per la sua strada e che finalmente Lo hai posso partorito. dedicarmi all'altro. Esatto, Lo sì, hai è partorito e puoi fuori di me. applicarti a un nuovo Esatto. concepimento. Beh, intanto grazie per questo parto. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie.